Ormai dal 4 marzo le attività teatrali sono sospese fino a data da destinarsi. Nonostante le difficoltà, gli addetti ai lavori stanno cercando di immaginare il futuro. Il Teatro Argo Studio di Roma sta lanciando un invito a tutti proprio per pensare al domani. Sono in collegamento con Tiziano Panici, direttore artistico, che ci racconta come e perché. Grazie intanto perché in questi giorni aiuta moltissimo parlare e pensare. Questo è stato anche un pochino l'invito che abbiamo rivolto da una parte ai nostri artisti e collaboratori di sempre, ma anche al nostro pubblico, anche ai nostri spettatori, perché uno dei pensieri è cosa succederà quando poi effettivamente potremo riaprire. All'inizio è stata una grande botta, noi siamo stati tra i primi a chiudere e una sala particolare come la nostra, che conta meno di 60 posti, è chiaro che non può pensare di affrontare un piano di emergenza con distanziamento sociale da qui al suo futuro. Dovremo per forza inventarci e immaginarci un futuro alternativo. Come raccogliamo proposte di spettacolo, vorremmo invece raccogliere proposte di nuovi formati, ma soprattutto anche volendo un videomessaggio come quello che è stato lanciato. Quindi anche un suggerimento che venga semplicemente dalla proposizione, che sia spontaneo e che crei questo dialogo, questa interazione. Questo è quello che ci siamo immaginati e ci ha fatto molto piacere che, soprattutto a partire dal settore, ci sia stata una risposta, mentre gli spettatori per adesso, diciamo, si sono stretti intorno a noi. Non possiamo, più pensare in maniera ordinaria, anche perché uno spazio privato off come l'Argo, è tendenzialmente privo di finanziamenti, se non per progetti speciali, è un'impresa, che, come tutte le imprese private artigiane, rischia insieme alle compagnie che ospita. Quindi il nostro sarà ripensato come uno spazio di progettazione e di produzione, sfruttando la sala come palestra, come sala prove, come residenza per artisti, perché quando sei piccolo e hai delle limitazioni, se riesci a sfruttarle, diventano il tuo punto di forza. Io non ho mai abbandonato la politica culturale in questi anni, sono stato tra i fondatori del Cresco. Il Cresco è un coordinamento, delle scene della realtà contemporanea italiane che stanno già dialogando con il Ministero da diverso tempo. È nato un coordinamento tra, gli esercizi e gli enti del Lazio che hanno lanciato un appello al presidente Zingaretti lunedì e che sono in attesa di risposta, ma siamo pronti a lanciarlo pubblico. L'invito, è quello di mandarci le vostre proposte, di scriverci ad argo@ilteatrodidomani@gmail.com oppure di registrare un messaggio e di parlare non solo con noi, ma anche a voi stessi, di riflettere su quello che appunto può essere un modo nuovo di immaginare quello che sarà il nostro futuro. Grazie.